Ha deciso il TAR che non si farà più il referendum perché dice che è illegittimo. E lei ci sperava in questo referendum? Diciamo io non seguo molto la politica. Diciamo che però forse avere due cose distinte non sarebbe stato male. Non posso dire altro perché non riuscirei a entrare nel merito. Dopo tanti anni si sono decisi. Lei sarebbe andata a votare per il sì o per il no? Sì, sarei andata, sì. Ci svela che cosa avrebbe votato a questo punto? In questo momento adesso non so. Avrei pensato di decidere. Ah, non c'è più? No, non c'è più. Ah, fino all'altro giorno pareva no. No, va bene. E ora? Allora il TAR ha deciso che questo referendum è illegittimo. Adesso, al di là del merito della cosa, lei sarebbe andato a votare? Beh, veramente, se già 4 o 5 volte che siamo andati e mi sono un po' stufato. Non vorrei andare più. Lei è contento che non c'è più? Certo che sono contento. Nato a Venezia, abito qui, ma siamo tutti nati a Venezia. Ma sarebbe andato a votare? Sì, per il no però. L'identità, lei si sente più della terraferma? Io non sono veneziana, quindi non posso dirle come mi sento, insomma, però diciamo che non mi rappresenta molto, insomma, la Venezia. Venezia, esatto, quindi un po' per tutto. Lei da Moldava si sente più veneziana o della terraferma, visto che abita qua? Come io ho lavorato sempre a Venezia, per me Venezia è molto bella. Per me che Venezia, tutto è bello. Oddio, veneziana, terraferma sono nata, e veneziana insomma, non lo so, lo so. Spese inutili poi che interessi hanno, non si capisce, chi c'è sopra a tutti questi interessi. Abbiamo bisogno di risparmiare, non di buttare via i soldi così, vero?